In questo video parlerò della capacità di GPT-3 di scrivere codice. GPT-3 è una rete neurale che sta facendo molto discutere recentemente e presenterò alcuni esempi di ciò che può fare. Parlerò anche di altre intelligenze artificiali dalle capacità simili e alla fine del video offrirò una mia prospettiva sul perché GPT-3 potrebbe avere un impatto tremendo sulle vostre vite, che voi siate programmatori o meno. Salve a tutti, io sono la Scimmia Audace e questo è il terzo video in cui parlo di GPT, la rete neurale sviluppata da OpenAI. GPT-3 ne è la versione più recente, rilasciata a luglio di quest'anno, e sfrutta 116 volte il numero di parametri del suo predecessore, GPT-2, 175 miliardi contro 1,5 miliardi, molti parametri, elevate prestazioni. In precedenza avevo realizzato due video in cui mostravo l'intelligenza artificiale destreggiarsi in un videogioco narrativo, ma fra le numerose capacità mostrate da GPT-3 vi è quella di scrivere codice a partire da input forniti in linguaggio naturale. Dunque un codice che scrive altro codice, una capacità nota come machine programming. Vediamo una serie di esempi. In questi esempi possiamo vedere delle persone che hanno avuto accesso a GPT-3 e hanno potuto realizzare delle piccole applicazioni con esso. Come primo esempio vediamo come GPT-3 può leggere e migliorare del codice esistente. Siamo qui sul profilo Twitter di una persona che ha avuto accesso al codice e mostra un video in cui appunto fa vedere le capacità di questa rete neurale. Vediamo dunque il video. In questo video lui va a selezionare quindi il codice del suo progetto, adesso lo sta prendendo dalla sua directory e lo va a mettere in questa applicazione qui, cui lui copia il codice e può chiedere quindi a GPT-3 che cosa fa il codice o fargli altre domande. Per cui lui copia e incolla il codice e gli chiede What does this code do? Quindi semplicemente formula una domanda in linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale è in grado di leggere il codice e capire quindi quali sono le funzionalità di questo codice. La risposta che fornisce quindi It's a dice game that uses a random number generator to roll a dice. Quindi è un gioco in cui si simula il lancio di un dado per generare un numero casuale. Dopodiché lui fa un'altra domanda. Che cosa fa dopo che tira il dado? Quindi ci sono più funzionalità di questo codice, quindi tira inizialmente il dado, ma poi fa qualcos'altro dopo che il dado è stato tirato. Di nuovo fa la domanda a GPT-3 che dice It tells you if you got it right or wrong, quindi ti dice se hai indovinato o meno il lancio del dado. Dopodiché fa la terza domanda, come posso migliorare questo codice? Questa è una domanda piuttosto importante, quindi GPT-3 può anche fornire eventuali miglioramenti al codice per assistere il programmatore. E vediamo come l'intelligenza artificiale risponde Add a menu that allows the user to choose the number they want to guess. Quindi di aggiungere un menu che permetta all'utente di scegliere il numero che vogliono indovinare. Quindi un semplice miglioramento, ma chiave come proprietà. In questo secondo esempio, questo utente ha generato con GPT-3 un generatore di layout, quindi di elementi grafici, dove lui può esprimere in linguaggio naturale che cosa vuole e l'intelligenza artificiale genera il codice JSX per lui. Vediamo quindi l'esempio. Nel primo esempio lui chiede quindi all'intelligenza artificiale di generare un pulsante che assomigli a un'anguria. Clicca Generate e l'intelligenza artificiale appunto genera il codice e questo è l'elemento grafico finale. In un altro esempio chiede un testo che dica benvenuti alla mia newsletter e un pulsante blu con scritto iscriviti. Anche qui genera e questo è quello che compare. Può anche decidere di cambiare alcuni parametri, testo in rosso e quindi gli cambia il testo in rosso. Chiaramente sono esempi molto semplici, però sono fatti per far capire le potenzialità di GPT-3. In questo esempio chiede un pulsante per ogni colore dell'arcobaleno, quindi processa il concetto di arcobaleno e fornisce giustamente un pulsante per ogni colore dell'arcobaleno. In questo altro esempio chiede invece di rappresentare una tabella con le nazioni più ricche del mondo, con nomi delle colonne e il prodotto interno lordo. E qui gli restituisce che c'è un errore di sintassi, ma non importa, lui corregge l'errore di sintassi ed è in grado quindi di generare correttamente la tabella. Quindi l'intelligenza artificiale non solo comprende gli elementi grafici, ma è anche in grado di estrapolare informazioni probabilmente da Wikipedia o da altre fonti di dati. Qui infatti mostra tutte le nazioni con il prodotto interno lordo sulla destra.
In un altro esempio chiede l'emoji più brutta di sempre. Bisogna capire esattamente cosa ha inteso l'intelligenza artificiale per la più brutta di sempre, ma in ogni caso questo è quello che ci istruisce. In effetti è piuttosto brutta come emoji. Un altro caso, 5 pulsanti, ognuno con un colore random e un numero fra 1 e 10. Vediamo cosa restituisce. Restituisce effettivamente 5 pulsanti in ordine molto semplice, 1, 2, 3, 4, 5. Colore non random, ha deciso di andare per tutti i pulsanti in bianco, però diciamo che qualcosa ha restituito, anche se magari ci aspettavamo qualcosa di più casuale. Una semplice landing page. Effettivamente abbiamo ottenuto una semplice landing page. È un header che dice amo l'intelligenza artificiale. È un emoji, è un pulsante con la brain emoji. E questo è quello che istituisce. La brain emoji non si nota molto. Infine un pulsante con il colore dei capelli di Donald Trump. Qui ha anche deciso di mettere Donald Trump direttamente nel pulsante. Non so perché esattamente, perché aveva chiesto solo il colore dei capelli di Donald Trump. Ma in ogni caso, in questo ultimo esempio vediamo un'altra applicazione di questo layout generator, in cui vediamo invece come può generare un layout che assomiglia vagamente alla pagina principale di Google. Quindi lui descrive sempre il layout in questo campo, chiede che vuole il logo di Google, una search box, due pulsanti grigio chiaro che dicano search Google e mi sento fortunato. Quindi genera, e qui sulla destra vediamo il risultato. Quindi abbiamo il logo di Google, il campo ricerca e questi due pulsanti che ovviamente sono mostrati in una maniera in una layout molto semplificato. Decide allora l'utente di inserire dati aggiuntivi su questi pulsanti con il padding fra di loro e inserisce appunto una separazione fra questi due pulsanti, eccoli qui. Infine, nel terzo caso, decide di allargare la search box, quindi wide, e l'intelligenza artificiale comprende appunto che la deve fare più larga. L'elaborazione del linguaggio naturale di cui è capace GPT-3 è straordinaria e di sicuro vedremo in futuro applicazioni molto interessanti, ma GPT-3 non è la prima né l'unica IA in grado di scrivere codice da sola. DeepCoder di Microsoft usa una tecnica chiamata Program Synthesis per sintetizzare nuovi programmi da codice esistente e Bayou della Rice University, finanziata anche da Google e dall'esercito statunitense, divenne famosa nel 2018 perché è in grado di produrre codice Java a partire da parole chiave fornite dall'utente. Recentemente Intel, MIT e Georgia Tech hanno sviluppato il Machine Inferred Code Similarity, o MISIM, che può estrarre il significato di un pezzo di codice esattamente come i sistemi di Natural Language Processing, NLP, possono leggere un paragrafo in linguaggio naturale. MISIM può allora riutilizzare il codice o suggerire altri modi di riscriverlo per renderlo più efficiente o veloce. Combinando questo algoritmo con la capacità di GPT-3 di processare il linguaggio naturale, sarebbe possibile un giorno un'applicazione ancora più potente per scrivere codice semplicemente dicendo all'intelligenza artificiale cosa si vuole ottenere. Una domanda che sorge spontanea è dunque: le intelligenze artificiali di questo tipo renderanno obsoleti i programmatori? Su questo ci sono pareri discordanti. Secondo alcuni, sì. L'arrivo di GPT-3 produrrà nuove tecniche e approcci per generare codice e prodotti in maniera assistita, e questo comporterà la perdita di lavori di programmazione di più basso livello. Secondo altri, la risposta è no, almeno per il momento. Justin Gottlieb, leader del Machine Programming Research degli Intel Labs, afferma che il machine programming non toglierà lavori, anzi ne creerà di nuovi. Se gli aspetti più ripetitivi della programmazione saranno automatizzati, ci sarà sempre più bisogno di competenze trasversali a varie tecnologie, linguaggi e discipline per poter trasmettere alla macchina le nostre intenzioni. E ora, se mi posso permettere, voglio dare un consiglio lavorativo, per quanto io sia ancora giovane. Non concentratevi solo su una competenza, imparate il più possibile e fatelo trasversalmente, perché le intelligenze artificiali saranno sempre più brave e veloci in problemi molto specifici. Le intelligenze artificiali non possiedono ancora un'intelligenza generale come quella umana, in grado di fare collegamenti sistemici fra diversi ambiti, per cui in queste competenze l'umano batte ancora l'artificiale. E allora siate umani, siate olistici. Come disse Heinlein, celebre autore di fantascienza, la specializzazione va bene per gli insetti. E voi, come vi preparate per questa rivoluzione digitale?
Quali competenze saranno secondo voi essenziali nell'era delle intelligenze artificiali? Vi ringrazio per aver guardato, se vi è piaciuto questo video date un'occhiata a quelli che ho realizzato su iDungeon, dove vedremo GPT in azione in un altro contesto. E per altri video come questi mettete mi piace e iscrivetevi. Alla prossima!